Presidente di Fondazione, un impegno per i pazienti, per il diritto all'oblio, ma anche per i pazienti cronici. Assolutamente sì, l'anno scorso ci siamo occupati particolarmente dei pazienti che possono essere considerati guariti, quest'anno puntiamo a far crescere il riscontro dei pazienti cronici, cioè di coloro che hanno la malattia presente, ma che è tenuta sotto controllo con i trattamenti per periodi a volte anche molto lunghi e che quindi non devono avere un deficit in termini di reinserimento sociale rispetto alle persone che non hanno avuto la patologia oncologica. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di fare in modo che si chiuda questo gap sociale tra il paziente oncologico e chi non ha la malattia oncologica.